Questo programma è offerto da Palermo. Chiesti 4 secoli di carcere per il clan dei Lo Piccolo. Monreale. André inizia a camminare. È un miracolo? Bagheria. Aumentate le indennità di sindaco e assessori. Sport. Al via domenica la 19ª edizione della Maratona Città di Palermo. Quattro secoli di carcere chiesti dai PM Amelia Luise e Anna Maria Picozzi per i 32 imputati dell'inchiesta denominata Addio Pizzo 5 relativa agli affari dei boss di Cardillo, Salvatore e Sandro Lo Piccolo. Le condanne maggiori sono state chieste proprio per i capi del mandamento di San Lorenzo, 21 anni a testa. La pena più lieve, 3 anni, è stata richiesta per il collaboratore di giustizia Francesco Briguglio. Il blitz Addio Pizzo 5 risale al dicembre 2010. Le indagini partirono dopo l'arresto dei Lo Piccolo nel loro covo di Giardinello. Furono trovate, infatti, tracce che condussero gli investigatori a seguire la pista delle estorsioni. Il pizzo sarebbe stato richiesto a tutti, anche a ditte che stavano eseguendo lavori pubblici. Nuova pentita. Monica Vitale, pentita di mafia, è stata condannata a 3 anni di carcere. L'ex compagna di Gaspare Parisi, uomo di spicco della famiglia del Borgo Vecchio, ha iniziato a collaborare con la giustizia nel settembre del 2011, rivelando retroscena dei clan di Portanuova e fornendo notizie sull'omicidio di Enzo Fragalà. Ieri mattina la Vitale è stata condannata con il rito abbreviato a 3 anni per associazione mafiosa ed estorsione aggravata dall'aver favorito Cosa Nostra con le speciali attenuanti riservate ai collaboratori di giustizia. Si terrà domani, a partire dalle ore 16, una conferenza organizzata dall'amministrazione martorana per discutere il ridimensionamento del traffico dei mezzi pesanti per il territorio di Ficarazzi. La Giunta sta valutando soluzioni alternative che possano rendere più vivibile e meno inquinato il paese. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Visite specialistiche. Dal 1 gennaio 2014 sarà possibile prenotare le visite specialistiche ed esami radiologici da effettuare negli ambulatori dell'ASP anche in farmacia. Il servizio sarà attivo tutti i giorni e a tutte le ore. Durante festivi e di notte sarà comunque possibile effettuare le prenotazioni nelle farmacie di turno. Il personale dell'ASP terrà dei corsi di formazione per i farmacisti, ma alcune indicazioni sono chiare già da adesso.
accesso. Per prenotare sarà necessaria la prescrizione medica, la tessera sanitaria ed il certificato di esenzione ticket. L'utente verrà informato dei tempi di attesa nelle varie strutture della provincia e potrà scegliere dove recarsi. Il ticket invece si potrà pagare in tutti i punti lottomatica. Un autista del Coinres che opera presso il comune di Altavilla Milicia è rimasto oltre 24 ore all'impianto di smaltimento rifiuti dell'Interland di Catania ad attendere l'arrivo dell'assistenza per poter far ritorno a casa perché l'autocompattatore, il mezzo che era destinato al servizio, infatti si era guastato. Un fatto gravissimo e vergognoso, commenta Francesco Ferrara, segretario provinciale Fit CISL Ambiente, che ha accusato l'amministrazione comunale e soprattutto il sindaco. L'evento ha determinato un lungo scaricabile tra i responsabili del Coinres ed il comune di Altavilla Milicia. Antonio Ciacchitano è stato nominato dal sindaco di Villabate, Francesco Cerrito, esperto in materia di programmazione e rendicontazione finanziaria, politiche finanziarie e tributarie. L'incarico è stato assegnato a titolo gratuito. Ciacchitano ricopre anche la carica di assessore al bilancio al comune di Bagheria. Roberto Cusimano, servizi di giardinaggio. Realizzazione a verde di giardino e terrazzo. Manutenzione verde pubblico e privato. Impianto di irrigazione, trattamenti antiparassitari e disinfestazione. Per info 330 642694. Per parlare di spettacolo, arte, cultura, ma soprattutto di sport, arriviamo noi, Gino Sarmentino e Giuseppe Bonanno con Passione Sport. Dal 14 ottobre alle 21.05 vi terremo compagnia ogni lunedì su canale 8 611 del digitale terrestre. Miracolo Monreale. La comunità monrealese grida al miracolo dopo che un bambino di 3 anni e 7 mesi si è messo a camminare da solo senza averlo mai fatto prima. Andrea, messinese, a seguito di alcune complicazioni alla nascita era stato ricoverato in terapia intensiva. La diagnosi finale fu grave asfissia con conseguente paralisi cerebrale. La mamma ha raccontato che mentre il piccolo dormiva gli ha passato sulle gambe e sui piedini un batuffolo di cotone che in precedenza aveva passato sulle ginocchia del Santissimo Crocifisso di Monreale. Il bambino dopo 2 giorni si è messo a camminare da solo. Questo improvviso miglioramento ha colto di sorpresa anche i terapisti. La giunta municipale decide di aumentare le indennità di carico a sindaco ed assessori dopo la riduzione obbligata avvenuta ad ottobre scorso e determinata dalla necessità di rientrare nel patto di stabilità. A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale dello scorso luglio, si è messo in luce che le regioni a statuto speciale e tra esse la Sicilia non sono tenute a rispettare tale norma, in base alla quale si riducevano del 30% le indennità. L'aumento deciso dagli amministratori bagheresi lascia attoniti e scatena differenti reazioni. Il Partito Democratico ha tentato di proporre che il ricavato dell'aumento delle indennità di carica fosse veicolato al finanziamento di attività sociali, in particolare attività a sostegno di disabili, anziani e diritto allo studio. Il segretario del PD, Orazio Amenta, ritiene che questa sia proprio un'occasione mancata. Infatti mette in evidenza come il dietrofront della giunta potrebbe essere percepito molto negativamente dalla cittadinanza. Malcontento viene espresso anche dai rappresentanti dei 5 Stelle. Casteldaccia, Caffè 113 chiede i danni all'immagine. 5 milioni di euro rivendicati dalla famiglia Tomasello, titolare dell'attività Caffè 113 di Casteldaccia, dopo il sequestro di prodotti ittici avvenuto il 19 agosto scorso.
presentata al Tribunale di Palermo una denuncia querela per abuso di ufficio, induzione al falso e diffamazione a mezzo stampa, soprattutto a seguito della decisione del Tribunale di revocare il 20 settembre scorso il sequestro degli alimenti. Va sottolineato infatti che già all'indomani del sequestro i responsabili dell'ASP hanno dichiarato il buono stato di conservazione dei prodotti, tanto da essere stati dati in beneficenza alla missione di Biagio Conte. L'avvocato Martorana, rappresentante legale della famiglia, sottolinea che i metodi utilizzati nel corso del sequestro e la repentina diffusione della notizia ha determinato gravi danni all'immagine del ristorante. Tutto pronto per la 19ª edizione della Maratona Città di Palermo Banco di Sicilia Unicredit Group, in programma domenica 17 novembre. 20 le nazioni rappresentate, tra queste Giappone, Brasile, Russia, Francia, Germania e Stati Uniti. Una manifestazione senza big, ma che vedrà gli amatori assoluti protagonisti. Lo spettacolo sarà assicurato. Qualche nome, Vito Massimo Catania e Barbara La Barbera, Altofontina sorella di Silvia e portacolori della Running Club Futura, che torna alle gare dopo uno stop forzato. Ma il pettorale numero uno va a Salvo Campanella, atleta disabile che correrà in handbike con altri compagni. Questo programma è stato offerto da è offerto da è stato offerto da